Le aree marine protette e le isole minori italiane vanno difese dalle problematiche dell'inquinamento per la tutela del mare, e le iniziative che la Fondazione Univerde sta facendo in questi anni vanno esattamente in questa direzione. Una delle campagne importanti è quella che ci ha consentito, quella Salva Budelli, di evitare che un gioiello della bellezza della natura mondiale, che è l'isola di Budelli nell'arcipelago della Maddalena, fosse venduto a un privato che peraltro, dai dati che emergevano, aveva anche interesse a fare una serie di interventi assolutamente incompatibili con la tutela integrale che ha quell'isola. Quindi da quella battaglia che abbiamo cominciato nel 2013, abbiamo vinta, e che finalmente ha permesso al Parco Nazionale della Maddalena, con una legge dello Stato, una norma dello Stato voluta dal Parlamento italiano, di diventare un gioiello di proprietà pubblica, quindi un bene comune, noi abbiamo deciso, insieme al Touring Club, insieme agli amici che ci hanno aiutato nella campagna Salva Budelli, di inaugurare dal prossimo anno un riconoscimento che vogliamo dare, una sorta di premio Budelli, a coloro che si battono per la difesa delle piccole isole e delle aree marine protette. E dentro questa valutazione che faremo, raccoglieremo le best practices che sono in giro per l'Italia. Ovviamente chi ho voluto coinvolgere per primo? Il professor Roberto Danovaro, che non solo è nel comitato scientifico della Fondazione Verde dalla fondazione, ma è anche il presidente della stazione zoologica Dorn e uno degli massimi esperti in Italia della tutela dei nostri mari. Quindi quale migliore occasione che Roberto dica qual è il tema delle piccole isole, delle aree marine protette, e come ovviamente ci potrà aiutare a selezionare le best practice, perché per fortuna ci sono i guai, ma ci sono anche le cose buone, le campagne sociali, i comuni che si impegnano, e quindi il nostro obiettivo sarà valorizzare e premiare, a cominciare appunto dal prossimo anno, coloro che si stanno impegnando in questa direzione, dando già quest'anno, probabilmente lo faremo tra ottobre e novembre, un riconoscimento insieme anche al presidente nazionale del Touring Club, che aderisce a questa iniziativa. Roberto. Grazie, Alfonso. Intanto volevo appoggiare questa campagna perché la ritengo essenziale e di grande attualità. In primo luogo, le aree marine protette non sono solo qualcosa di bello, perché è normale proteggere ciò che è bello e ciò che ci appartiene, perché appartiene a tutti, e la protezione dell'ambiente è qualcosa per salvaguardare, una cosa bella e utile per tutti. Ma anche una precisa responsabilità che anche il nostro paese ha preso a livello mondiale, no? C'è un accordo di AICI che dice che deve essere protetto il 10% dei territori marini del mondo, e noi siamo molto molto indietro rispetto a questo. Abbiamo ancora poche aree e di piccola estensione. È difficile quindi proteggere bene il valore della biodiversità e anche tutti i beni che fornisce questa biodiversità e questa vita, se non facciamo sino in fondo il nostro dovere di tutelare i nostri beni. Le isole in particolare sono un esempio paradigmatico, diciamo, perché sono senz'altro gli ambienti più unici, più straordinari anche da un punto di vista paesaggistico, ma anche unici da un punto di vista della biodiversità, e però anche i più vulnerabili. Vulnerabili ai cambiamenti climatici globali, al riscaldamento delle acque, all'invasione delle specie aliene. Ricordiamo che stanno entrando tantissime specie, è stato raddoppiato il canale di Suez, quindi stanno entrando tantissime specie tropicali che mettono a rischio le specie cosiddette endemiche, quelle che vivono solo nel mar Mediterraneo. Budelli e altre piccole isole quindi sono un esempio di baluardo della difesa della biodiversità vera del Mediterraneo, che è una profonda ricchezza. Cosa dice la letteratura scientifica? Io qua adesso parlo a scienziato, che se noi non rispettiamo la loro integrità, l'invasione è più facile. Se indeboliamo le difese naturali che sono date dalle forme di vita che esistono lì, queste saranno spazzate via dalle specie aliene e quindi perderanno anche le loro funzioni. E quindi ci sono degli argomenti semplicemente di buon senso, ma anche altri profondamente scientifici che ci portano a supporto di questa iniziativa fantastica e che merita di essere ancora più, diciamo, rafforzata nel futuro. Bene, io credo che noi continueremo questa campagna, continueremo questa battaglia. Io cambiai il nome al Ministero dell'Ambiente, che era Ministero dell'Ambiente e del Territorio, aggiungendo il mare, credo che dobbiamo continuare a capire che il mare è nostro, è essenziale come elemento fondamentale della vita, e in questo le piccole isole saranno sicuramente un elemento ancora più importante. Quindi sono contento che insieme a Roberto, insieme ad altri, noi faremo anche una serie di attività per riconoscere chi lavora in questa direzione e valorizzare le aree marine protette, estenderle,
farne di nuove e magari dopo il santuario dei cetacei fatto nel Mar Ligure, diciamo, e nella zona tra la Sardegna, la Liguria, l'arcipelago toscano, Monte Carlo e la Francia, magari possono nascere altri due santuari dei cetacei tra la Sardegna, l'Algeria e tra la Sicilia e la Tunisia, come anche ho proposto nel 2007. Forse sarebbe ora di allargare anche, proprio per arrivare al 10%, le aree di protezione. Dal 2006, quando ero ministro dell'ambiente e cambiai il nome anche al ministero, facendo diventare ministero dell'ambiente e tutela del territorio del mare, occupandomi di mare non potevo che sostenere l'arcipelago della Maddalena, perché è un parco nazionale bellissimo, collocato in uno scenario di mare straordinario, e da allora ho cercato sempre di sostenere la possibilità di rilanciare questo bellissimo parco. Addirittura da allora proponevo di allargarlo non solo al comune della Maddalena, ma anche ai comuni di Santa Teresa di Gallura e di Palau, perché ci sono altri pezzi di costa molto importanti. Poi nel 2013 ho dovuto salvare l'isola di Budelli, perché era, come dire, il simbolo del Parco della Maddalena, questa splendida isola del Mediterraneo, che però un magnate, non si è capito, un banchiere, un bancario della Nuova Zelanda, forse anche prestanome di gruppi, di altri gruppi, voleva comprarsela per 3 milioni. Allora io feci partire la mia prima petizione popolare su change.org, con la quale, con oltre 100.000 persone, coinvolgendo la società civile, personalità, associazioni, eccetera, riuscì a far approvare una legge al Parlamento nella finanziaria 2013 che consentì, con 3 milioni di euro, che fosse il Parco Nazionale della Maddalena a acquistare quest'isola, che è diventata bene comune. Ecco perché da allora ovviamente io continuo a seguire con attenzione, perché poi in questo paese ogni battaglia non è mai finita una volta per tutte, perché gli assalti continuano e i tentativi di fare qualche speculazione, di fare qualche imbroglio, di cercare di fare qualche guaio su Budelli, sono continuati. In questi anni in realtà il direttore, che è qui con me, Iuri Donno, che è il direttore facente funzioni, ma poiché in Italia tutto il provvisorio diventa lungo, quindi lo ha fatto per molto tempo, ed è agli ultimi giorni della sua attività come direttore facente funzioni. Io spero che poi diventi direttore a pieno titolo, comunque questo poi lo vedranno le istituzioni, però è stato il testimone più attento, proprio per la sua funzione scientifica, del lavoro che è stato fatto grazie alla definizione di Budelli come bene comune, per migliorare la tutela ambientale in quello che è un gioiello della natura. Quindi io chiederei a Iuri di darci qualche notizia sulla soddisfazione, perché uno fa la battaglia, siamo riusciti a farla diventare bene comune, adesso la preoccupazione è che il parco riesca a tutelarla, valorizzarla anche. La stiamo valorizzando, abbiamo iniziato diversi interventi. Il primario, il principale, è quello del recupero del corpo centrale della casa, che sta davanti alla spiaggia rosa, spiaggia conosciuta da tutti, una struttura antica che ha bisogno comunque di essere prima di tutto messa in sicurezza. Ha delle situazioni particolari di abusi costruiti precedentemente, quindi va un attimino rimessa in ordine tutta la situazione e valorizzato tutto quello che c'è intorno, in quanto negli anni è stato comunque è stata abbandonata per tantissimo tempo. Un altro intervento di valorizzazione è la sentieristica che abbiamo già iniziato a fare. Quindi che collegherà una rete sentieristica la spiaggia rosa con le altre spiagge e con il lungo costa, quindi passeggiate bellissime, colorate e sicure, anche perché quelle che abbiamo già fatto sono individuate con cartellonistico a Compale e con Cima e danno una visione diversa da quello che era prima un sentiero comunque un po' così abbandonato, un po' impraticabile. Un altro intervento che abbiamo fatto, che stiamo seguendo con l'Università degli Studi di Sassari, è sulle fitopatie. Budelli ha un problema, cioè essere proprietari di un'isola, averla acquistata e anche prendersene cura, vuol dire. Quindi Budelli ha un problema sui ginepri. I ginepri si sono ammalati, è un problema serio, perché comunque da un focolaio può scoppiare un'epidemia. L'intervento è stato fatto su tutti i ginepri nel versante comunque a est,
si sta sperimentando per combattere questa diplodia africana che purtroppo sta decimando tutti i ginepri. L'intervento è andato bene, adesso vediamo nel tempo, sempre monitorando e controllando. Insieme a questo sarà l'altro acquisto importante, sono le webcam che daranno un occhio della spiaggia rosa nel mondo, ossia chiunque si collegherà da qualsiasi parte del mondo avrà la possibilità di vederla mattina, giorno, sera, notte, quando vuole. Questo è molto importante e anche per la videosorveglianza, perché vengono comunque commesse delle infrazioni e gli occhi elettronici ci darebbero una grossa mano a capire chi ha commesso il reato. Ecco. Bene, io ringrazio Iuri Donno perché effettivamente questo è importante. Cioè, io voglio dare un messaggio anche a tutti i 100.000 e ben più persone che poi hanno avuto simpatia, hanno condiviso la battaglia Salva Budelli, perché non basta salvare, bisogna poi valorizzare e tutelare. E il lavoro che sta facendo adesso il parco, che ha fatto il direttore, è ovviamente con grandi difficoltà, perché poi in quell'isola ci sono invece alcuni, pochi per fortuna, ma incidenti, imprenditori spregiudicati che hanno invece interesse a caricare dei barconi enormi di turisti cercando di, come dire, di entrare in qualunque spiaggia, mentre la spiaggia rosa è tutelata, ma anche le altre vanno rispettate. C'è una campagna nazionale e internazionale per dire ai turisti che la devono finire di prendersi la sabbia nelle spiagge sarde, anche in quelle che non sono la spiaggia rosa, perché se milioni di persone si prendono un pezzo di sabbia si distruggono le spiagge. Quindi dobbiamo fare in modo di educare anche i turisti alla sostenibilità, quindi è importante che le istituzioni lavorino. Noi abbiamo deciso di lanciare, insieme al Touring Club come Fondazione Verde e con l'ausilio del professor Danovaro, che è il direttore della più antica istituzione di ricerca marina al mondo, che è l'Acquario d'Orno di Napoli, un vero premio Budelli che vogliamo dare, e chiamarlo così, a tutti coloro che difendono le nostre isole minori, che difendono le aree marine protette, che danno una mano a queste realtà piccole ma di grandissimo pregio. Quindi io sono contento che tutti potranno guardare la spiaggia rosa, perché è evidente che è un capolavoro. Quindi dice: ma perché non possiamo andarci sopra? Ma è lo stesso motivo per cui non possiamo mettere le mani sul quadro della Gioconda, perché se tutti ci mettiamo le mani il quadro della Gioconda è scomparso. Allora, alcuni luoghi, non tantissimi, ma alcuni luoghi che sono dei capolavori della natura, è meglio lasciarli tranquilli, soprattutto quando il turismo è di massa, guardarli, conservarli per le future generazioni. Tanto abbiamo centinaia di spiagge nell'arcipelago della Maddalena dove si può andare in modo ovviamente anche là rispettoso, quindi la spiaggia rosa la si guarda, le altre spiagge si godono e ci si fa il bagno. Quindi viva l'arcipelago delle Maddalene, speriamo di allargarlo anche alla nuova area marina protetta che nasce proprio in questi giorni nel comune di Santa Teresa di Gallura. Quindi sono contento che si allarga la protezione, ma dobbiamo fare ancora tanto, perché l'obiettivo di protezione dei mari a livello mondiale è ancora assolutamente lontano da essere raggiunto. Ci sono state convenzioni internazionali, si è detto che bisogna difendere almeno il 10% delle superfici del mare, siamo ancora molto lontani, ma dobbiamo arrivarci.